che è il dottor Stefano Tomasini, che invito qui sul palco. Il dottor Tomasini è... aspetti, ho perso il foglio, direttore centrale, aspetti, organizzazione di INAIL, artefice, protagonista di un grande progetto di trasformazione dell'ente, già conclusa la prima fase con successo, come immagino ci racconterà, quindi testimonianza senz'altro di rilievo in questo ambito. A lei la parola. Allora, questo è suo. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo con le slide. Digitalizzazione della PA, change management e nuovi modelli organizzativi. Quali sono le prime domande che dobbiamo opporci nel ripensare l'organizzazione della pubblica amministrazione secondo quello che il digitale in qualche modo ci favorisce appunto di fare? Andiamo avanti con le slide. Contesto d'uso del digitale, come dicevo appunto, ci pone alcune domande principali. La PA si trova ad operare in un contesto che sta fortemente cambiando il modo di interagire dell'utenza con il digitale, e quanto si aspetta chi oggi è nato con internet in qualche modo confligge con quella che è l'esperienza che spesso ha di interazione nei confronti della pubblica amministrazione. Le nuove tecnologie, i nuovi modelli e le nuove modalità di erogazione dei servizi inducono delle aspettative in tutti noi che utilizziamo nel quotidiano servizi evoluti progettati nativamente digitali. Il digitale nelle realtà aziendali ha visto come un determinante fattore di sviluppo, tanto da riprogettare servizi e prodotti cambiandone completamente le modalità di fruizione da parte degli utenti, sfruttando le potenzialità fornite dalle nuove tecnologie. Amazon e Google, da questo punto di vista, hanno, solo per citarne alcune, hanno dato dei grandi, sono state disruptive e si sono distinte nel mondo digitale proprio grazie al modo di approcciare innovativo e agile con servizi semplici e immediati. Con la diffusione di strumenti innovativi, le nuove opportunità legate alle tecnologie cloud, mobile, big data, social collaboration, stiamo cambiando i nostri stili di vita e tutti siamo consapevoli che le amministrazioni pubbliche si trovano a confrontarsi non più con organizzazioni dello stesso settore, ma con l'esperienza che i nostri utenti fanno nel vivere quotidiano. Fare innovazioni oggi è un fatto complesso, i progressi finora raggiunti nella trasformazione digitale hanno senz'altro portato nella PA una maggiore efficienza dei servizi, hanno semplificato la relazione con i cittadini, ma la digitalizzazione va oltre. Oltre alla capacità di semplificare i servizi e di dare maggiore trasparenza sull'operato dell'amministrazione. Che la domanda più corretta a cui dovremmo rispondere è: come sarebbe fatta oggi un'amministrazione che nascesse in questo momento, quindi un'amministrazione che definiremmo nativa digitale? È evidente che ci troveremmo davanti a meno vincoli e alla possibilità di sfruttare al meglio le tecnologie digitali se solo si pensi al fatto che non saremmo costretti a partire dalle vecchie procedure, ma potremmo ripensarle sin dall'inizio. Potremmo avere un'amministrazione pubblica che operi in un modello organizzativo e in una cultura digitale orientata all'innovazione, coerente con le caratteristiche native digitali di chi all'esterno utilizza i servizi e di chi lavora all'interno delle stesse amministrazioni.
La situazione da cui partiamo è a tutti nota. Gran parte delle pubbliche amministrazioni si sono mosse in un contesto che non conosceva ancora le implicazioni della trasformazione proprie delle tecnologie digitali. Ma ora è chiaro a tutti noi che perché la PA diventi protagonista in un mondo influenzato dall'innovazione è necessario procedere nel percorso di trasformazione analizzando tutti gli elementi che condizionano lo sviluppo dei servizi digitali. Quindi non solo le nuove tecnologie, ma anche il nuovo modo di pensare l'IT, basato sulla fruizione e non sugli asset, alla disponibilità di strumenti flessibili e facilmente utilizzabili, ma soprattutto ripensando i modelli organizzativi e dei servizi, senza dimenticare i vantaggi economici che la nuova tecnologia ci consente di ottenere. In sintesi, la trasformazione verso un modello digital va realizzata nella relazione con gli utenti, con la completa digitalizzazione dei servizi, il front-end digitale e lo sviluppo della digital identity e dei canali di comunicazione digitali, nei processi amministrativi di supporto alle attività istituzionali attraverso la loro revisione e standardizzazione, nell'adozione di nuove soluzioni di business intelligence e analytics, nel potenziamento delle capacità di governance e di gestione dell'operatività dell'IT. A questo punto l'altra domanda che ci poniamo è quali sono i modelli che meglio si prestano a favorire una strategia di digitalizzazione. Come è noto, i principali obiettivi dell'INAIL sono la riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico, la garanzia della copertura assicurativa dei lavoratori che svolgono attività a rischio per la salute e il reinserimento al lavoro degli infortunati. Le nuove strategie digitali dell'Istituto puntano a garantire la tutela globale integrata del lavoratore, orchestrando l'ecosistema dei soggetti coinvolti, siano essi pubblici che privati, ed erogando a soggetti diversi servizi di qualità, in logica utente-centrica e attraverso modalità e canali innovativi. INAIL, che ha deciso di svolgere un ruolo attivo in questo percorso di innovazione all'interno della pubblica amministrazione, ha adottato per gestire la transizione un modello che garantisca da una parte continuità e stabilità e al tempo stesso sia in grado di creare le condizioni per realizzare la strategia digitale voluta dall'Istituto. Elemento fondante della strategia di trasformazione adottata è la convinzione che la digitalizzazione di un ente complesso come l'INAIL passi imprescindibilmente attraverso un preventivo ripensamento complessivo ed organico in ottica digitale di strategie, processi, organizzazioni e strumenti a supporto. Senza tale ripensamento complessivo si rischia di ottenere solo la mera informatizzazione dell'inefficienza. INAIL ha visto nel digitale il modo di fare business, non uno strumento informatico. Ha scelto di adottare un approccio di sviluppo del digitale secondo due modelli distinti ma coerenti fra loro, incentrati uno sulla continuità e l'altro sulla esplorazione. L'approccio bimodale adottato in INAIL consente da un lato di garantire e dare continuità ai servizi già sviluppati, quindi in modalità in modo uno, e dall'altro di cogliere le opportunità di innovazione attraverso progetti digitali da sviluppare in modo agile e rapido, con un approccio sperimentale e prototipale, proprio per favorire l'avvicinamento e l'accoglimento delle potenzialità e della immediatezza e semplicità che il digitale offre e consente nella erogazione dei servizi. INAIL ha quindi deciso di garantire la digitalizzazione delle aree più tradizionali, razionalizzando e semplificando i processi e l'organizzazione con un approccio utente-centrico, non automatizzando processi inefficienti in quanto nati da logiche documentali cartacee, e di sperimentare l'innovazione sviluppando soluzioni nuove progettate nativamente digitali. È chiaro che in una organizzazione che è consolidata, dove coesistono modalità operative di tipo tradizionale, è chiaro che poter approcciare in maniera parallela, così come stanno facendo anche altre realtà del settore pubblico, consente di sperimentare, di individuare le soluzioni che appunto in ottica digitale possono essere messe in campo. Quindi nel mod 1 progettiamo i nuovi servizi, i nuovi modelli, ottimizzando i processi e i modelli obsoleti,
standardizziamo i processi, le regole, eroghiamo in continuità e affidabilità. In mod 2 ridisegniamo i servizi in ottica totalmente digitale, puntando alla customer e user experience. Ripensiamo processi e ruoli in funzione del nuovo modello operativo. Sperimentiamo insieme alle strutture di business che sono rimaste sempre lontane dalla progettazione dei servizi digitali e apriamo all'ecosistema della prevenzione del lavoro. Entrambi gli approcci sono essenziali per creare valore. Gestire oggi l'IT non è con il corretto mix di risorse digitali ed umane, interne ed esterne, richiede in primo luogo un'attenzione continua ai costi, ma al contempo una capacità di reinvestimento dei saving in nuovi servizi e tecnologie. Pensare che il digitale serva solo per ottimizzare i costi, diciamo, è una scommessa, è una sfida persa in partenza. È necessario sviluppare al meglio la capacità bimodale e essere pronti a cogliere rapidamente gli ambiti sui quali investire, siano essi tradizionali, siano più sperimentali, rafforzando le nostre capacità di controllo e di governo. È lo stesso modello che applichiamo al procurement, rispetto al quale abbiamo avviato insieme alla Consip un percorso di revisione delle strategie di sourcing, finalizzato all'ottimizzazione del portafoglio dei contratti di fornitura. L'approccio adottato, se da un lato prevede l'accesso al mercato con acquisti mirati e volti a cogliere al meglio le opportunità offerte dall'evoluzione delle tecnologie e dell'offerta dei servizi ICT, dall'altro vede l'acquisizione dei servizi standardizzati nel quadro di una forte spinta alla razionalizzazione della spesa. Nel processo di digitalizzazione la capacità di governo è riconosciuta come fattore chiave di successo e allo scopo occorre che la gestione dei sistemi informativi si evolva al governo dell'organizzazione digitale. Concetto questo che non è immediatamente colto nelle grandi organizzazioni, ma che noi riteniamo essere veramente il fattore di successo per far evolvere le organizzazioni verso un'ottica digitale. L'esperienza di INAIL a tal proposito ha rafforzato la governance della funzione IT, cambiando il ruolo della direzione IT, che con la nuova denominazione Direzione per l'Organizzazione Digitale ha visto l'integrazione della funzione tecnologica e organizzativa. L'INAIL ha fatto proprio il principio che innovazione non è innovazione tecnologica, o meglio, non è solo qualcosa che ha a che fare con la tecnologia. L'innovazione è principalmente un processo di cambiamento che, intervenendo opportunamente a livello organizzativo, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo dell'istituto. La direzione centrale per l'organizzazione digitale doveva dunque prepararsi a svolgere un ruolo diverso e un cambiamento così rilevante ha chiesto un piano di medio termine che trattasse il percorso innovativo richiesto dall'istituto. Cambiamento è ormai avviato, con il piano triennale IT 2017-19 sono previsti i futuri sviluppi. Le persone e le loro competenze sono state un fattore determinante per portare a regime il nuovo modello digitale dell'Istituto. Il percorso di trasformazione ha reso indispensabile mettere insieme competenze e culture considerate finora assolutamente eterogenee, competenze tecniche, amministrative e organizzative. Ed è stato necessario imparare ad adottare un linguaggio comune tra IT e business. Ci sono voluti un discreto impegno e una grande disponibilità dalle persone per creare questa convergenza di linguaggi. Ricordo che all'interno della mia direzione, dove appunto sono confluite la componente informatica e la componente organizzativa, nei primi incontri, le prime riunioni tra queste due diverse competenze vedevo facce abbastanza perplesse, cioè di gente che parlava e non si capiva. Quindi frutto solo della disponibilità e della comprensione del valore dell'operazione organizzativa che si sta facendo, che appunto può condurre al successo di queste operazioni di integrazione. Al personale dell'Istituto è stato consentito quindi di interagire e di valorizzare il proprio contributo anche al di fuori della propria struttura gerarchica e organizzativa, offrendo opportunità di lavoro collaborativo.
Nei prossimi anni la digitalizzazione comporterà per tutti quanti, indistintamente, profondi cambiamenti nel modo di lavorare, quindi ci dobbiamo attrezzare per questo. Attraverso la piattaforma di Enterprise Social e Collaboration sarà infatti possibile dotare ogni utente interno di strumenti di lavoro anche in mobilità, ripensando il concetto di postazione di lavoro tradizionale. Scusate, ma un classico dopo 8 minuti. In questo ambito INAIL già da qualche anno ha avviato il progetto di smart working attraverso una soluzione di unified communication e collaboration. Verrà anche consentito ai dipendenti di beneficiare della messaggistica istantanea, dell'integrazione con i sistemi voice over IP e videoconferenze. Lo smart working rappresenta una grande opportunità per tutti noi perché ci consente di modificare il nostro modo di relazionarci all'interno delle organizzazioni. Come dirigenti spesso ci consideriamo la presenza del personale come il fattore che ci rassicura. Se una persona è presente sul proprio posto di lavoro, diciamo una parte dei suoi compiti in qualche modo l'ha realizzata. Con lo smart working, diciamo, tutto questo viene messo totalmente in discussione. Dico all'interno dell'istituto che questa rappresenta un grande cambiamento non solo per le persone che hanno questo tipo, che avranno questo tipo di opportunità, ma soprattutto per la dirigenza, perché ci imporrà di cambiare completamente il modo non solo di relazionarci con le persone con le quali interagiamo, ma soprattutto di ripensare completamente il nostro modo di identificare gli obiettivi, di andare a classificare le attività, e quindi è una grande opportunità che dobbiamo cogliere opportunamente. Quindi INAIL è tra coloro che parteciperanno alla sperimentazione, al pilota che il Dipartimento per la Funzione Pubblica sta avviando sul tema. Per sfruttare appieno le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, un ulteriore elemento riguarda le modalità, il ripensamento delle modalità di erogazione dei servizi, siano essi di supporto al funzionamento, quindi rivolti al personale dell'istituto, siano rivolti all'utenza istituzionale. Quindi stiamo ripensando completamente il nostro modello operativo sul territorio e tutto il modello organizzativo dell'istituto, che passa quindi da una erogazione dei servizi incentrata essenzialmente sulle risorse che sono presenti sul territorio ad una erogazione dei servizi che vede la presenza fisica del personale solo ove è necessario. Pensiamo ai servizi di carattere sanitario che eroghiamo appunto nei confronti degli infortunati sul territorio. Con riferimento alle attività di supporto, la standardizzazione dei comportamenti ha consentito di digitalizzare e integrare processi e procedure e prevedendo l'accentramento di alcune funzioni, di realizzare economie di scala e di ottimizzare l'allocazione del lavoro con la distribuzione delle risorse. Per quanto riguarda i servizi dedicati alle attività istituzionali dell'ente, i nuovi canali e strumenti al passo con le più moderne tecnologie dell'informazione, nonché l'allineamento al progressivo mutare delle caratteristiche dell'utenza, consentiranno nel prossimo futuro di ripensare le modalità di erogazione dei servizi di prossimità, garantendo la prossimità fisica, come vi dicevo, con gli infortunati e i tecnopatici, e per tutti quei servizi di cura e riabilitazione che l'istituto eroga in modalità diretta. A mio avviso, se vogliamo parlare di PA digitale, il tema dobbiamo affrontarlo nella sua unitarietà, ed è opportuno che le stesse amministrazioni, seppure nella loro autonomia, operino in coerenza con un indirizzo generale e strategico
che mantenga un apparato semplificato e trasparente e soprattutto consenta di superare la frammentazione e la duplicazione degli investimenti, ottimizzando l'uso delle risorse. Nello scenario delle pubbliche amministrazioni del nostro Paese sono riconoscibili alcune esperienze che emergono come casi di innovazione, ma questo forse è l'ostacolo più impegnativo. Dobbiamo imparare a cambiare prospettiva. Prospettiva centrata sulla dimensione collaborativa che consenta di sviluppare un ecosistema digitale della pubblica amministrazione. La sfida è cambiare mentalità, lavorare in collaborazione e sinergia tra le diverse amministrazioni con un modello che porti alla semplificazione e alla standardizzazione dei processi, sfruttando il ruolo determinante delle tecnologie. Una visione d'insieme per condividere, standardizzare e riutilizzare è sicuramente una strada percorribile. Un contesto digitale con standard tecnologici condivisi e regole di collaborazione comuni è sicuramente auspicabile. E un'ultima domanda: quali sono i passi per portare la pubblica amministrazione al ripensamento del proprio modello dei servizi in chiave digitale? Nell'ottica, pensando a un ecosistema pubblico, sarebbe auspicabile concentrare e aggregare la trasformazione della PA e individuare che l'effettiva standardizzazione dei servizi erogati agli utenti finali, il raggiungimento di rilevanti economie di scala e di specializzazione, un piano che individui una ripartizione di ruoli e responsabilità che ogni amministrazione pubblica deve garantire. In sintesi, dobbiamo percorrere una strada che preveda una visione di insieme, che si muova coniugando risparmio e servizi offerti secondo le seguenti direttrici: l'individuazione di poli digitali pubblici specializzati per processi, quindi non per aree tematiche, la riprogettazione e, ove possibile, la standardizzazione dei processi. Pensiamo a tutta l'area dei processi di supporto, che può essere sicuramente standardizzata tra le diverse pubbliche amministrazioni, lo sviluppo di piattaforme comuni abilitanti, servizi innovativi, i servizi infrastrutturali condivisi, l'omogeneità di servizi informativi pubblici nei linguaggi e negli standard e architetture, e l'accesso diffuso alle informazioni e l'elaborazione di un modello di procurement pubblico che sia al passo con le esigenze di innovazione e digitalizzazione. I tempi del procurement oggi non sono compatibili minimamente con la velocità dell'innovazione, della tecnologia, quindi da questo punto di vista bisogna fare uno sforzo alle autorità di regolazione per rendersi conto di questa grande difficoltà. Un'ultima riflessione: il percorso verso il digitale è avviato. Si tratta di un percorso che prevede risultati graduali, costanti, ma soprattutto continui nel tempo. È un percorso molto complesso, alcuni primi risultati sono già stati raggiunti, altri se ne otterranno a breve, ma non possiamo pensare che si tratti di un progetto che ha un termine. L'evoluzione della tecnologia è così veloce che non avremo mai l'opportunità di arrivare, non potremo mai vedere un punto, diciamo, finalmente sono arrivato. No, ci sarà sempre la necessità, bisogna quindi entrare in questa logica che non è tipicamente progettuale. Quindi la sfida è quella di creare un terreno fertile che consenta alle persone della pubblica amministrazione di internalizzare la capacità di innovazione. Ritengo infatti che tale capacità sia un elemento determinante perché un'organizzazione possa prepararsi a reagire all'innovazione. È per tale motivo che, a mio avviso, le persone rappresentano il valore determinante sul quale investire. L'innovazione è fatta dalle persone. Si deve investire in processi di collaborazione e coinvolgimento per facilitare l'allineamento delle persone alla visione e ai valori della strategia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ritengo che le persone debbano essere rese consapevoli di quanto sta accadendo per creare motivazione e determinare un sistema di valori affidabile che superi la spinta emotiva del nuovo, perché dopo qualche anno il nuovo, diciamo, passa, quindi deve essere creata questa tensione costante al miglioramento
e all'innovazione e consenta di sviluppare le capacità esplorative come regola costante di comportamento. Si tratta di approfondire un tema culturale. È necessario investire sulla cultura delle persone affinché tutti gli attori siano coinvolti e collaborino con consapevolezza per il raggiungimento degli obiettivi. Solo così è possibile realizzare un percorso nuovo in cui il valore pubblico sia effettivamente il frutto di una partecipazione attiva di tutte le persone che operano nella pubblica amministrazione. E grazie a tutti. Grazie. Grazie mille. Pronto? Grazie mille a Stefano Tomasini, direttore centrale organizzazione digitale, per questa interessantissima presentazione, tantissimi spunti, complimenti davvero per questo ottimo lavoro. Mi piacerebbe approfondire un paio di punti. Ha parlato molto di persone, persone al centro, persone protagoniste del cambiamento. Ci può fare qualche esempio concreto di azioni che avete fatto per coinvolgere le vostre persone in questo percorso? Intanto quante persone sono state coinvolte? Quanti siete? Ci dia due numeri per inquadrare l'organizzazione. Allora, la direzione di cui sono responsabile è composta da circa 200 persone. Io sono responsabile della direzione da 5 anni. In questi 5 anni c'è stata anche una discreta variabilità nella composizione, sia per effetto dei pensionamenti, sia per effetto appunto delle integrazioni tra funzioni. Come vi dicevo, l'organizzazione in due fasi successive, nel 2014 e nel 2015, è stata integrata all'interno della mia direzione. Quali sono gli aspetti? Io credo che non ci sia una ricetta specifica. Io nella mia carriera professionale ho avuto 3 esperienze, quindi ho fatto il direttore dopo, diciamo, una fase come funzionario, sono stato poi direttore del personale in Ragioneria Generale dello Stato, direttore dei sistemi informativi al Dipartimento delle Finanze e poi da 5 anni in INAIL. E credo che in tutti e 3 i casi gli ingredienti sono stati sempre diversi, perché ogni contesto poi necessita di attrezzi, diciamo la cassetta degli attrezzi che ci dobbiamo portare dietro è sempre diversa, perché appunto è caratterizzata dalla diversità delle persone che sono all'interno delle strutture. Elementi però fondamentali credo che sia, da una parte, rendere consapevoli le persone di dove si vuole andare. Molto spesso questo non è per niente chiaro. Coinvolgerli in prima persona. Il coinvolgimento, anche se non è un andato scontato, le persone non si fanno coinvolgere, tra virgolette, per definizione, quindi debbono percepire l'utilità e il valore di un percorso che si vuole fare. Poi, comunicazione anche. Comunicazione è necessario interna. Noi ci siamo dotati all'interno della struttura anche delle piccole funzioni di comunicazione. Abbiamo fatto anche un grosso progetto di formazione per allineare un pochino tutti quanti che poi abbiamo fatto anche in collaborazione, diciamo, per tutta la componente di assessment con l'AICA. Quindi sentiremo poi dopo da Franco Patini. Credo che appunto mettere nel nostro piano triennale, che è quello passato, il 14-16, nella pagina introduttiva avevamo messo una frase che diceva: le persone al centro del cambiamento. È essenziale appunto dare questa percezione. Poi ci sono, diciamo, le varie tecniche formative, diciamo workshop, strumenti anche di, appunto, di collaboration. Ci sono vari modi, però certo. Io credo che l'aspetto principale sia, giorno dopo giorno, dare la possibilità alle persone di vedere dove si sta andando. Certo, non calare dall'alto modelli.
molto interessante questa cosa che ha sottolineato, che è verissima, dei linguaggi. Cioè, a volte è proprio una questione di linguaggi, di terminologie, non ci si capisce fra funzioni diverse. Quando le organizzazioni sono a silos, i dialoghi non ci sono, quindi vedo che molti iniziano a fare questi piccoli gruppi congiunti proprio per creare un linguaggio comune perché ci si possa comprendere, certo. Un secondo punto che chiederei velocemente di approfondire è quello del procurement, tema che a lei sta molto a cuore, che è fondamentale. Quindi due suggerimenti veloci, in che modo? Lei ha sottolineato che il fatto che è necessario un nuovo modo di approcciare il procurement affinché si possa internalizzare la digitalizzazione davvero. Quali suggerimenti sente di dare in questo senso? Il ruolo dei vendor, noi parleremo anche in seguito. Lo diciamo spessissimo e cogliamo sempre l'occasione per ricordarlo ai fornitori che sono all'interno della nostra struttura, è strategico e fondamentale per una serie di motivi. Primo di tutto per generare innovazione, anche sotto il profilo tecnologico, per favorire il processo di cambiamento, perché la componente dei vendor, dei fornitori esterni, è fondamentale anche per favorire nelle persone all'interno nuovi modi di lavorare. E quindi noi abbiamo anche fatto in modo che da parte dei nostri fornitori stessi fosse chiara la strada che l'istituto voleva fare. Quindi anche nei loro confronti, ad esempio, abbiamo avviato dei percorsi appunto di comunicativi dedicati proprio per favorire questo percorso di formazione, di cambiamento. È chiaro che ci sono degli ambiti sui quali dove i ruoli sono distinti. Allora, da una parte l'amministrazione deve dotarsi delle capacità, delle competenze di governo e di indirizzo nei confronti dei vendor, avere anche degli strumenti di valutazione che siano strutturati sui quali il vendor stesso si vada a misurare, quindi non in un'ottica meramente sanzionatoria, ma in un'ottica appunto di miglioramento. Riteniamo che appunto le risorse dei fornitori esterni siano appunto strategiche, e le funzioni di procurement, come dicevo, accennavo all'inizio, ne abbiamo optato per esternalizzare la funzione di procurement, da una parte per renderci terzi rispetto alla scelta dell'altro contraente, e poi di focalizzarci sulla componente di esecuzione del contratto. E questo riteniamo che sia, diciamo, un percorso utile, perché ci ha reso molto più liberi nell'andare a individuare in maniera puntuale quelle che sono le linee che l'ente si pone. Ci sono sicuramente oggi la normativa non ci aiuta moltissimo, come dicevamo prima, sotto il profilo dei tempi. C'è un'inversione nelle modifiche al nuovo codice per quanto riguarda i temi della qualità, per cui c'è una maggiore attenzione nella composizione, nella valutazione delle offerte, alla componente tecnica, quindi tecnico-qualitativa, rispetto a quella economica. Sembra quasi una focalizzazione attraverso l'indicazione del 70% del punteggio sulla componente qualitativa e il 30% sulla componente economica, sembra quasi una misura emergenziale, quasi come se noi fino ad oggi avessimo fatto, diciamo, delle cose, ci fossimo sbagliati, quindi il legislatore è intervenuto in maniera da contrastare un trend che oggettivamente si stava preoccupando. Quindi l'attenzione alla qualità rappresenta appunto un elemento di novità, sul quale poi dovremo vedere come materialmente si tradurrà. Il ruolo dei vendor per noi è fondamentale sotto il profilo organizzativo, sotto il profilo della messa a terra dei progetti. Dobbiamo fare in modo che
che i contratti di gara, appunto, che le gare ci portino quel valore che ci attendiamo. Stiamo facendo, tarando progressivamente con Consip l'approccio, stiamo avendo anche sotto il profilo del procurement questo approccio bimodale, quindi per quello che sono i servizi standardizzati ormai che rappresentano già un'ottimizzazione sotto il profilo dei costi, utilizzare il più possibile gli strumenti messi a posto dalla, cioè in modalità standard dalla Consip, ma in mod 2, in modalità più vicina alle esigenze dell'istituto, mettere in piedi delle gare che in qualche modo consentano di fare il passo avanti. Noi usiamo dire che se da una parte gli strumenti messi a disposizione da Consip in qualche modo debbono garantire il cosiddetto run, si direbbe nel gergo run e grow, gli strumenti le gare, i contratti di trasformazione in qualche modo debbono garantirci appunto la possibilità di trasformare le organizzazioni, perché introducono metodologie, soluzioni completamente diverse da quelle che abbiamo in campo.